Tecnico che io vorrei precisare, che Verne mi puntualizzò immediatamente, anche se io lì per lì non ci avevo pensato, no? Cioè al fatto, mi spiegò che non c'è perdita di aria per il fatto che l'imboccatura... Difatti volevo chiederti anche questo, perché come mai? Mi spiegò, dice, non c'è perdita di aria, perché quello potrebbe considerare un potrebbe essere un grossissimo problema. Infatti. Cioè, perché tu la distanza la annulli nel momento in cui le tue labbra si posano sull'imboccatura. Cioè praticamente il peso proprio delle tue labbra che annulla questa distanza. Ed è verissimo, cioè è assolutamente vero, perché gli unici momenti in cui io ho avuto queste perdite erano i momenti in cui l'imboccatura stessa, essendo non di metallo ma di materiale più o meno plastico, cominciava a deformarsi, capito? Non mi è chiaro, scusa Enrico, quindi quando tu suoni non solo dai un movimento alto-basso, ma in qualche modo spingi l'imboccatura. Esatto. E questo, ok, quindi questo dovrebbe determinare l'aderenza. E quindi non, ok, ma questo non aumenta l'attrito nel momento in cui tu ti sposti da una parte all'altra? Non, perché sentendo l'imboccatura, ma ovviamente la cosa più importante fare dei movimenti veloci, dei passaggi veloci, no? Questo attrito importante è che sia perfettamente liscio. Cioè questa è praticamente è un piccolo capolavoro di ingegneria meccanica, non so se mi spiego. Cioè devi semplicemente farla in un certo modo, ed ecco perché non è veramente facile trovare qualcuno. Tra l'altro ti spiego subito che quando Verne decise, perché lui ormai insomma capito, magari perché era anziano, perché non gli andava più, perché non era una cosa proficua, decise di trovare un delfino, capito? Dice, io voglio affidare questa cosa a qualcun altro, e l'affidò a un certo Chris Reynolds, che era un meccanico insomma eccezionale, cioè bravissimo, costruiva delle imboccature che erano assolutamente perfette, però anche lui a un certo punto non ce la fece più, capito? Cioè si trovò un altro lavoro, anche se lui si occupava comunque di armoniche, però evidentemente insomma ebbe qualche altra offerta e lasciò perdere, perché proprio insomma... Ha vinto Biden o semplicemente la gente è felice dell'intervista che ti sto facendo? Sento suonare clacson. Io credo entrambe. Tutte e due le cose. E quindi dopo di questo, dopo che uscì fuori di scena Chris Reynolds, ci fu un altro personaggio che io conoscevo benissimo, Michael Easton, che praticamente era quello che mi ripara le armoniche. Ma tra l'altro, ma tutte le aggiusti tu le armoniche da solo o no? Questo è un capitolo veramente delicato, al quale vorrei dedicare un altro paio di interviste. A William Gallison se le ripara da solo, per esempio. Io quando riesco sì, ma diciamo che non sono né così bravo, non ho questa grande manualità, ma soprattutto non ho pazienza. E poi sono molto disordinato, quindi... No, ma quando parliamo di riparazione, ovviamente sto parlando almeno di sostituire un'ancia, capito? Cioè, a quel livello lì, capito? Cioè, sì, sì. Che sennò cioè, le altre cose piccole le so fare anch'io, insomma, però la sostituzione dell'ancia è la cosa più importante, insomma. E quindi cosa stavo dicendo? Per cui mi spiegò che il problema della perdita d'aria non esisteva, e infatti notai che il problema assolutamente non esisteva, a meno che
a meno che l'imboccatura non cominciasse a deformarsi. Ovviamente quando si deforma, allora è chiaro che non puoi avere un'aderenza. E parlando dei soliti pregiudizi di cui parlavamo prima, cioè perché è interessante vedere la reazione delle persone certe volte, così come ci sono i fanatici che ti dicono che non si può suonare senza il tongue blocking, esistono quelli che ti dicono che è assolutamente impossibile avere un'aderenza soddisfacente con uno strumento del genere. E io ebbi questa discussione con alcuni tecnici della Hohner, capito? Cioè, io dico, ma scusa, ma tu non mi stai sentendo suonare, non vedi che non c'è perdita, non vedi che non senti il fiato, non vedi che ogni nota viene centrata tra Sembra prima. quella famosa È discussione. impossibile, lo stai vedendo, eppure mi dici che è impossibile. Pare che, non so, io l'ho letto soltanto da qualche parte, quindi riferisco senza però averne la certezza, ma pare che il calabrone, secondo calcoli matematici, non possa volare perché il peso del suo corpo non può essere sorretto dalla forza impressa dalle sue ali. Eppure vola e se ne fotte dei calcoli, insomma. Il famoso volo del calabrone. Nel tuo caso, come disse Teo Ciavarella una volta, il volo del calabrese, però diciamo. Ah, Teo lo conosco, sì, ci ho suonato insieme lì al club, c'è stato una volta. Un grande, un grande. Senti, più che altro stavo pensando, è ovvio che molti di noi prediligono un range di note piuttosto che un altro. Io, per esempio, amo moltissimo stare sui bassi. E poi, per carità, è ovvio, altrettanto ovvio che ci si sposti anche sulle altre ottave perché lo esige il pezzo, perché lo esige la tua poetica, lo esige la frase che hai immaginato in quel momento. Però è un classico che insomma si parli in musica prediligendo un certo range di note collocato, che so, una volta nella zona bassa e nel tuo caso nella zona media, eccetera. Allora, fin tanto che tutto ciò si svolge attorno all'ottava centrale della tua 2,70, quindi diciamo attorno al do del terzo spazio nella chiave di violino, le cose si bilanciano. Ma se uno dovesse prediligere, un musicista, un armonicista dovesse prediligere l'ottava acuta, come per esempio succede a Stevie Wonder, mi sembra che di sentirlo suonare sempre molto limpiccato sulle note acute, oppure se dovesse prediligere le note basse, questo non comporterebbe a lungo andare una deformazione di quelle molle che, se ho ben capito, sono posizionate orizzontalmente, non verticalmente. Sì, verticalmente. Cioè, ci sono Cioè, due molle così, oppure come nel primo modello sono due mollette così poste. se tu tieni l'armonica in questo modo, Ma queste sono. Sì, ok, però comunque vedi che sono due pezzi di metallo che vanno in questa direzione, vanno verso di te. sì, ma questo qui è il momento. Ok, allora, un modello del genere, secondo me, prima o poi comporterebbe, una volta, se suonato sempre nello stesso range, comporterebbe una deformazione lenta del tuo, per cui porterebbe l'imboccatura a stare piegata, perennemente piegata, in maniera tale da. No, no, a meno che tu non abbia come si dice, lo spessore di una delle due molle non sia più grande dell'altra, ma si No, sono con due. gli stessi spessori, ma se tu insisti sempre, sempre, sempre su quella parte lì, probabilmente si piega, si crea un momento torcente, detto in termini tecnici, che fa sì che si, Io a un certo non punto. credo perché la molla esce fuori tipo di un millimetro, cioè come fai a storcere Con l'uso, con l'uso, con l'uso. E invece. Stavo comunque. pensando se fosse possibile in qualche modo, una volta capito, sai un po' come si fanno i plantari, uno guarda come cammina la persona e si capisce dove mettere maggiore spessore del plantare per poter curare determinati difetti di deambulazione. In questo caso, capito come deambula un armonicista sul suo strumento, mi chiedevo se fosse possibile collocare dei rinforzi o delle molle in particolari posizioni così da evitare appunto la deformazione, però se tu mi dici che non sussiste, che non è un problema che si riscontra, perché a me viene da pensare, io per esempio che suono tantissimo laggiù, sono là 16 fuori, però comunque se suonassi la 12 fuori starei comunque sul do centrale, sull'ottava centrale, sul C4. Allora,
Immagino che prima o poi lo deformerei. Del resto lo si vede proprio dall'ossidazione delle imboccature, visto? Si capisce dove sta dove passa più il suo tempo l'armonicista. Allora, nel mio caso è sempre l'ottava in basso ad essere più interessata da questi fenomeni, specialmente quando suonavo la 270, che ha l'imboccatura di materiale diverso, non so che cosa fosse. Di solito quando sono in ottone, se non sbaglio, si vede meno. Comunque, detto questo, immagino che questo problema potrebbe esserci. Sarebbe simpatico poter capire se è possibile collocare delle piccole molle, dei piccoli sostegni di altro tipo per far sì che lo strumento abbia sempre la stessa risposta, qualunque sia la tua preferenza, il tuo difetto di deambulazione sullo strumento, sull'imboccatura. Guarda, non lo so, non me ne sono mai occupato, ho sempre pensato che i problemi che questo strumento aveva piano piano siano stati risolti. Risolto. Cioè, è ovvio che se tu suoni più a un lato, più a un altro, l'unico risultato che hai è che diventa un pochino più letteralmente pesante suonare, ma cioè, è veramente una cosa minima, capisci? Cioè, semplicemente come avere una chitarra che c'è un'azione un pochino più alta di un'altra. Cioè, tu come chitarrista comunque riesci a suonarla. Poi magari dici alla fine del pezzo, diciamo, però mi piacerebbe che l'azione fosse un pochino più bassa. Però la suoni comunque, capito? E a Cioè, proposito di rumori, dimmi, scusa, scusa. tra l'altro ti dico una cosa, cioè, perché ancora non ho finito da un punto di vista strettamente tecnico, che questo strumento, cioè, diciamo che non strumento, il setup completo, cioè dello strumento insieme al Reggae Armonica, è stato work in progress per tanto, tanto, tanto tempo. Perché vedi la differenza, innanzitutto. Questo è proprio schematico, capito? Cioè, qui c'è semplicemente le due graffette che sostengono l'armonica e basta. Ok? Mentre qui, insomma, questo sembra un UFO, cazzo, cioè c'è un sacco Sì, di vedo addirittura che c'è l'alloggiamento per un microfono che prende per bene tutto il range dello strumento. E proprio questo volevo chiederti, è un po' suggerito alla domanda dal rumore che stiamo sentendo da fuori. E tra l'altro è curioso sentire una cosa del genere. Ma è veramente la vittoria di Biden quello che stanno festeggiando? è quello che dicono. Allora, quello che volevo chiederti, il fatto che comunque vi sia una meccanica più importante di quella di una cromatica normale, perché comunque abbiamo due molle posizionate su due diversi lati dello strumento, tutta una struttura che si sposta che è molto più corposa del singolo registro di una cromatica normale. Tutto ciò non si traduce in maggiori rumori che vengono amplificati poi dallo strumento, dal microfono che ho visto lì a stretto contatto con lo strumento stesso. Ma sai, non di più che con un'armonica normale, perché anche con l'armonica normale, che comunque tu c'hai il rumore dello slide che viene amplificato. Sì, ma è minimo. Sì, si sente delle volte, specialmente se si vengono a perdere i due gommini sui quali va ad insistere il registro quando sbatte. Tra l'altro io li tolgo spesso perché a me piace quel rumore, ti dirò. A me piacciono molto i rumori in generale, quindi mi piace sporcare. Mi preparo l'armonica spesso per fare proprio dei rumori. Questa è una piccola confessione. Ma detto questo, immagino che appunto, non essendo soltanto una molla, ma essendo due, e non essendo soltanto un qualcosa che scorre di molto sottile, che scorre all'interno di una guaina, anche se metallica, come nel caso della cromatica normale, ma essendo un'intera un'imboccatura che si sposta, immagino che vi sia tutta una serie di rumori che vengono fuori molto più prepotenti. Tu mi dici che non succede? Ma no, non tanto. Comunque, cioè, se tu usi come si dice, uno screen con il microfono, vabbè che io comunque non posso usarlo perché c'è un microfono apposta del quale parlerò. Però per ritornare a questo modello primordiale, vedi, arrivato a un certo punto io mi resi conto che stare di fronte a un microfono e suonare la chitarra allo stesso tempo non era una cosa molto, molto bella, perché praticamente la distanza che io avevo tra il microfono e l'armonica continuava a variare, per cui era impossibile avere un suono veramente Certo. fermo, fisso. Per cui mi dissi, vabbè, qua c'è bisogno di risolvere il problema con un microfono. E lo trovai inizialmente con questo qui, vedi?
Aspetta un attimo. Eccolo qua, vedi com'è piccolo. Cioè, Ma proprio come uno spillo, che piccolo marca è piccolo. quello? E questo qui praticamente lo attaccavo qua con questo laccetto, vedi che Sì. c'è un laccetto di plastica, capito? Più o meno così. Però avevo comunque il problema del filo che poi doveva andare all'amplificatore, cioè, quindi avevo due fili, uno dell'armonica, un altro della chitarra, e stavo sempre lì un po' nervosetto perché, insomma, Ma diventa un dovevano, burattino proprio. questi fili dovevano pur passare da qualche parte. Per cui a un certo punto mi disse: no, qua c'è bisogno di qualche cosa senza fili, di un wireless. Un Quindi burattino senza fili mi per rivolgo citare. a un amico, un grande organista, pianista, si chiama Ron Oswansky, che sapevo che lavorava per questa compagnia che si chiama, questa ditta che si chiama AMT, Applied Microphone Technology. Che in sostanza costruiva microfoni per strumenti vari, cioè qualsiasi tipo di strumento, no? Acustico, quindi mandolini, chitarre, che ne so, sassofoni, flauti, eccetera, eccetera. Però erano gente brava perché cercava di capire quali erano i problemi specifici di questi strumentisti. E poi concepivano questi microfoni in base proprio alle loro esigenze. Quindi gli chiesi, dico, no, ma è possibile che non avete niente per l'armonica? Dice, no, veramente, guarda che ne è appena uscito uno. E mi spiegò che era una specie di cilindro, no? Così, che si poteva applicare all'armonica con un supporto. Però ovviamente stiamo parlando di un'armonica normale, no? Però ovviamente non funzionava per il caso mio, perché io, non stiamo parlando di suonare l'armonica cromatica normale, perché quella comunque la suono con un microfono. Cioè, in ogni caso, cioè io trovo che un microfono con una buona equalizzazione mi sta benissimo, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Soprattutto se uno Shure, il microfono più versatile del mondo, lo trovi a qualsiasi latitudine. Quindi andai da Vern e gli spiegai questa faccenda. Dico, guarda, non mi puoi dare una mano. E lui cosa fece? Lui fece queste graffette che sostengono l'armonica, la fece un pochino più lunga, con un buco dove si poteva infilare questo microfono. Vedi, quindi ce ne sono due, una qui e una qui. E io provai a suonare e dico, caspita, no, questo va bene. Però esisteva ancora il problema del filo, cioè in ogni caso io questo qui dovevo attaccarlo a un amplificatore, quindi avevo sempre questo ingombro. Allora mi rivolsi di nuovo al buon Ron Oswansky, gli chiesi, dico, ma non è che per caso c'hai un wireless, un sistema senza fili? Sì, come no? E mi fece conoscere questo aggeggino qui. Vabbè, adesso c'è questo. C'è l'antenna che è rotta, però lo vedi bene, no? Ok? Quindi questo si infila nel microfono stesso. E poi c'è un ricevitore, ovviamente. E poi c'è questo alloggiamento, ok? Allora, cosa fece Fern? Costruì un supporto di metallo che potesse ospitare l'alloggiamento del wireless, vedi? Per questo Accidenti. dico, oh, cioè ogni tanto lui faceva qualche cosa di nuovo. Vedi? Praticamente mi stai parlando di un'interazione costante con Versmith che ha fatto migliorare notevolmente questo strumento fino a fargli prendere la forma attuale. Esatto. Quindi lui che era, ripeto, lui è un ingegnere, insomma, un meccanico, insomma, valentissimo, quindi capiva, non soltanto capiva immediatamente il problema, ma agiva di conseguenza, capito? Per cui, ma, voglio dire, tutte queste modifiche sono avvenute attraverso gli anni. Senti, ma questo microfono che è attaccato sull'armonica, che tu usi lì davanti, quando canti non interagisce in maniera strana col microfono per la voce? Bravo.
Sì, questo è vero, questo è un problema. Praticamente tu amplifichi due volte la voce. Tuttavia, vedi questo? Sì. Questo è uno screen, praticamente serve per fare in modo che il suono non vada fuori, capito? Che non interferisca con un altro microfono che tu usi per la voce. Oddio, non è perfetto al 100%, ma come soluzione in effetti funziona. Capito? Quindi questo è Perché io stato sono. messo dopo quando hai scoperto che c'era questa interazione. Inizialmente c'era un amico che mi aveva fatto una cosa del genere, molto rudimentale. Me ne aveva fatta un'altra ancora più rudimentale, Verne. Però poi invece fu proprio la AMT, Applied Microphone Technology, Che non basta soltanto mettere qualcosa, deve essere di materiale assorbente, deve essere uscì fuori con questa cosa, che comunque questo qui è stato concepito per il microfono, però suonato con un'armonica normale, perché ovviamente sapevano che in ogni caso ci sono quelli che suonano e cantano, capito? Si va da uno all'altro. Allora, dice, vabbè, costruiamo qualche cosa che possa limitare l'interferenza. Non so se mi spiego. Ovviamente un'altra cosa che si potrebbe fare, qui ho pensato, però in effetti devo dire che non ho mai avuto dei grossissimi problemi, altrimenti l'avrei fatto, è un pedale che interrompe il circuito, no? Per cui quando tu canti, no? Premi il pedale e l'armonica non. Alla fine però devi impazzire, impazzisci a fare di tutto. Ovviamente sì.